Presentato in concorso alla 78esima edizione della Mostra d'arte cinematografica di Venezia, arriva nelle nostre sale cinematografiche nel settembre del 2021 il film Qui rido io, diretto da Mario Martone e scritto dallo stesso Martone insieme ad Ippolita Di Maio. Un film veramente importante, assolutamente da recuperare in sala perché per me è una delle pellicole più belle degli ultimi anni. Martone, dopo quel grandioso film che era Il sindaco del Rione, Sanità che parlava proprio di teatro, che ci faceva respirare la teatralità in ogni inquadratura, omaggiando De Filippo, stavolta torna per parlare del padre di De Filippo, Edoardo Scarpetta, che ha vissuto per il teatro, che viveva per l'arte, uno dei più grandi attori e autori commediografi del teatro napoletano, colui che ha portato la commedia ad ottenere un successo smisurato con rappresentazioni come quella di Miseria e Nobiltà, con il personaggio di Felice Sciosciamocca che faceva divertire non solo i napoletani, ma tutte le persone sparse per l'Italia con repliche ovunque. Lo sappiamo, il nostro Edoardo Scarpetta è stato il padre del teatro napoletano, possiamo definirlo, con il personaggio di Felice Sciosciamocca è diventato una maschera per la napoletanità incredibile, prendendo proprio il posto di Pulcinella. Ha dato vita alla dinastia teatrale napoletana degli Scarpetta De Filippo, perché sì, lui era un po' il padre del teatro, ma era anche il padre di tanti figli legittimi e illegittimi. Quindi la sua vita per l'arte lo ha portato ad essere un uomo conosciuto ovunque, un uomo che per l'arte ha dato tutto se stesso e che in questo film viene interpretato magistralmente da un immenso, camaleontico, istrionico Tony Servillo, che il nostro Mario Martone dirige perfettamente nel ruolo di Edoardo Scarpetta, facendoci innamorare, facendoci sognare, facendoci conoscere più a fondo una persona che sicuramente di nome conoscevamo per via di tutto ciò che ha fatto a livello artistico di importante, ma che magari era doveroso sviscerare, scoprire più nello specifico, più nell'intimità. Un uomo che, ripeto, viveva per l'arte, ma che allo stesso tempo era anche padre di numerosi figli, perché ha avuto figli con sua moglie Rosa, ma allo stesso, con sua moglie Rosa, ma allo stesso tempo con la sorellastra di sua moglie, ma allo stesso tempo con la nipote di sua moglie. Quindi solo con la nipote pensiamo che ha messo al mondo Peppino ed Edoardo De Filippo, che diventeranno dei grandiosi attori, commediografi, scrittori degli anni a venire. In questo caso parliamo dei primi anni del XX secolo, il film si svolge in quel periodo lì, però lo sappiamo che Edoardo Scarpetta è nato sul finire, ormai quasi dell'Ottocento ed è vissuto fino al 1925. Se penso che nel 1925 mio nonno aveva un anno, cioè è assurda come cosa da pensare. Però ecco, mi spiace come al solito che quando in sala arrivino dei film monumentali, strepitosi come questo, non si abbia quella voglia del pubblico di recarsi al cinema per sostenerli. Io sono andato a vederlo ed ero da solo. Quando ormai appaiono i trailer solo al cinema, ora capisco cosa significhi solo al cinema, perché la maggior parte delle volte non c'è nessuno ed è assurdo pensare che un film di un regista importantissimo, di un maestro come Martone, interpretato magistralmente da attori del calibro di Tony Servillo, su una figura importante come Edoardo Scarpetta, non venga visto. Cioè, a me fa arrabbiare questa cosa perché poi tutti siamo bravissimi a lamentarci, ma in Italia si fanno sempre le solite cose e poi quando esce un qualcosa di veramente straordinario, non si guarda. Un qualcosa che ci farebbe anche riflettere. Cioè, chissà in quanti amanti di Gomorra, la serie come me del resto, sapevano che anche la comicità basata sul dialetto puro napoletano deriva dagli Scarpetta. Cioè, chissà in quanti una cosa del genere la conoscevano. Cioè, perché anche vedendo tanti film che oggi ci fanno ridere con comici napoletani, attori napoletani, non ci viene in mente il pensiero, caspita, ma tutto ciò da cosa deriva? Magari Miseria e Nobiltà, il film con Totò, l'avrete visto tutti. Caspita, guardate da cosa deriva tutto ciò. Invece, purtroppo, questi film, la maggior parte delle volte, fatti
fanno un buco nell'acqua, sono film che passano inosservati. È già una grandissima soddisfazione che il film sia stato presentato e in concorso a Venezia, però servirebbe l'affetto, il calore del pubblico, come Edoardo Scarpetta ci dimostra, perché il calore del pubblico è tutto. E quindi questa storia, girata ovviamente benissimo, la messa in scena è perfetta. Cioè, questa camera molto spesso fissa su cavalletto, con queste bellissime inquadrature, con questi bellissimi long take dopo il sindaco del Rione Sanità. Ripeto, si torna ad una regia molto simile e si torna ad omaggiare il teatro. Cioè, Mario Martone non vuole romanzare, non vuole, diciamo, portare avanti una storia fasulla, ci racconta il vero. La realtà dei tempi, di una società che potremmo considerare la Belle Époque, in cui era normale anche per un padre di una famiglia numerosa avere figli legittimi e illegittimi, avere delle amanti. Era un pensiero diverso quello del XX secolo rispetto a quello di oggi. Solo che ai tempi anche la rispettiva moglie di Scarpetta lo sapeva delle malefatte del marito, sapeva tutto, oggi invece magari si nasconde, quindi non so se sia peggio oggi o se sia peggio ai tempi, almeno nel XX secolo c'era più presa di posizione e allo stesso tempo non si fingeva di non sapere. Ecco, quindi vedendo questa famiglia numerosa in questa splendida villa di Scarpetta, vedendo le scene straordinarie a tavola, dove a tavola si parlava del successo degli spettacoli delle sere precedenti, si parlava di chi avrebbe interpretato Peppiniello, perché ormai Miseria e nobiltà doveva essere un'eredità, o per meglio dire il personaggio di Felice Sciascia Mocca, cioè dopo che Edoardo Scarpetta non sarebbe stato più in grado di interpretarlo per via della vecchiaia, qualcuno avrebbe dovuto prendere il suo posto, e quindi ci sono queste discussioni tra Edoardo e Vincenzo. Tra l'altro Vincenzo, quello che interpreta il figlio di Edoardo, in realtà si chiama proprio Edoardo Scarpetta, è figlio di Mario Scarpetta e discendente del vero Edoardo Scarpetta. Quindi anche per l'attore Edoardo Scarpetta è stato, penso, secondo me, un onore interpretare il figlio di un suo discendente, del vero Edoardo Scarpetta. Poi, ora sto facendo alcune ripetizioni perché si chiamano nello stesso modo, però Scarpetta Junior, diciamo, è un attore che io apprezzo, l'avevo visto anche nell'Amica Geniale, che è una serie che io adoro, aveva lavorato comunque anche in altri film, ed ecco che quindi si cerca di portare avanti questa commedia di successo, miseria e nobiltà, ed è bello e allo stesso tempo divertente, ma anche un po' paradossale, vedere che qualsiasi figlio legittimo o illegittimo che sia, i figli illegittimi lo chiamano zio Edoardo, ma sanno che in realtà sia il padre. È bello vedere come tutti questi bambini si alternino nel ruolo di Peppiniello e quindi le prove in teatro, la vita per il teatro. Ci sono delle inquadrature meravigliose in questo film. L'inizio in cui vediamo il nostro Edoardo che sta mangiando un pezzo di pizza nel camerino mentre lo spettacolo sta già andando in scena, che si trucca, che si prepara, è la nuova maschera napoletana dopo Pulcinella, si trucca, si prepara e noi, grazie anche a questa fotografia quasi pastello, questa fotografia che sa essere calda e che ci fa respirare il fumo del legno di quelle tavole di palcoscenico, ci fa respirare tutto questo, vediamo Edoardo Scarpetta che da persona seria e integerrima si trasforma nel buffone del momento, dal momento in cui, scusate la ripetizione, interpreterà Felice Sciascia Mocca e quindi si presenterà dietro le quinte, di fronte alla porta da cui dovrà entrare, poi entra a mo' di Charlie Chaplin, ridendo, scherzando, e poi pronta ad azzuffare, no? La spaghettata sul tavolo, e quindi questa bella manciata di spaghetti da mangiarsi, da infilarsi in tasca. Insomma, Tony Servillo è, per me che voglio fare questo mestiere, che ho studiato per fare questo mestiere, Tony Servillo è un insegnante puro. Cioè, io vedendo questo film ho ascoltato una lezione di cinema, non ho solo visto grande cinema. Ma ho imparato come si fa l'attore, ho imparato come si fa questo mestiere, perché il cast scelto dal nostro Mario Martone è perfetto. Le vicende che hanno visto il nostro Edoardo Scarpetta anche al centro di polemiche, no? Pensiamo che Edoardo Scarpetta volle fare la parodia della figlia di Iorio, la figlia di Iorio
Era questa tragedia del Vate, interpretato stavolta da Paolo Piero Bon, che ricorderete nel ruolo di De Silva nella serie Squadra Antimafia. Qua invece interpreta Gabriele D'Annunzio, e devo dire che anche lui è stato bravissimo, che inizialmente sembra dare il benestare al nostro Edoardo Scarpetta, che proprio si reca a casa sua in Toscana per chiedergli l'autorizzazione. Però durante la messa in scena del figlio di Iorio, ecco che dei seguaci di Gabriele D'Annunzio, invitati gratuitamente tra l'altro a vedere lo spettacolo, si alzano in piedi gridando al plagio, gridando alla vergogna: basso Edoardo Scarpetta, viva Gabriele D'Annunzio! Già ai tempi si diceva che su certe cose non si può scherzare, quindi non c'è il diritto alla parodia, il diritto all'ironia. Da lì nascerà una causa che porterà in tribunale il nostro Edoardo Scarpetta contro Gabriele D'Annunzio, che poi non si presenterà per colpa della cefalea, ma subito assistito da avvocati, da tutti i suoi seguaci. E arriviamo a questo finale bellissimo in cui, dopo la sofferenza vissuta dal nostro Scarpetta, quanto stiamo male anche noi spettatori nel momento in cui la rappresentazione teatrale viene bloccata, in cui diciamo ci sono queste persone che urlano allo scandalo e, come dice benissimo Edoardo Scarpetta in tribunale, per decretare il successo di un'opera, di uno spettacolo, serve tutto il pubblico. Per distruggere uno spettacolo bastano 10 persone, ed è la verità. Per affossare una serata, per affossare il successo di uno spettacolo, è la verità. Basterebbe anche una persona che durante un'esibizione, durante uno spettacolo, si mettesse ad urlare e tutto sarebbe finito. Quindi il momento in cui il nostro Edoardo Scarpetta, dopo aver sofferto, dopo aver avuto paura anche che il cinema potesse prendere il posto del teatro, che il suo spettacolo non fosse più apprezzato e che quindi il suo pubblico l'avesse abbandonato, è bellissimo invece nuovamente che si testimoni l'affetto del pubblico all'interno del tribunale, trasformando l'intera udienza in una grandissima messa in scena comica, in cui il nostro Scarpetta si difenderà, ed è come se lì non fosse più Edoardo Scarpetta l'uomo, ma si trasformasse in Edoardo Scarpetta l'attore, che interpreta un felice sciosciammocca in tribunale, che è pronto ironicamente, ma in maniera pungente e sarcasticamente, a difendersi con Benedetto Croce, che lo guarda e che gli sorride, ed è pronto quindi a far capire che non avesse fatto niente di male, se non aver parodiato per omaggiare una tragedia del Vate Gabriele D'Annunzio, che nemmeno si era presentato e che furbescamente, con un sorriso, aveva detto che poteva farlo il suo spettacolo, il nostro Scarpetta. Aveva anche riso quando ha letto le ultime battute di tale messa in scena. Ed ecco che quindi tutto il pubblico lo applaude, tutto il pubblico ride a ciò che dice il nostro Edoardo Scarpetta. E grazie a questa udienza verrà sancito il diritto alla parodia. Cioè, vi rendete conto che se oggi possiamo vedere le parodie è grazie a Scarpetta? Abbiamo fatto sì, cioè han fatto sì che la parodia fosse una cosa normale, che si potesse fare. Quindi, cioè, è un film che parla di Scarpetta, ma in realtà parla dell'Italia, parla di noi stessi, parla delle persone che abbiamo accanto, parla d'amore, parla di sofferenza, parla di vita. Quindi Edoardo Scarpetta è un pretesto per parlare di vita. Ed è un film di una bellezza sconfinata, di una meraviglia che non ha eguali. Cioè, Mario Martone torna con questo film che il tempo ci dirà se potremo definire capolavoro, ma distinto mi verrebbe già da definirlo tale, con una schiera di bravissimi attori come anche Cristiana Dell'Anna, che interpreta Luisa De Filippo, Maria Nazionale, che interpreta Rosa De Filippo, Antonia Truppo, Adelina, Edoardo Scarpetta, che interpreta Vincenzo Scarpetta, Lino Musella, che interpreta Benedetto Croce, Paolo Piero Bon, Gabriele D'Annunzio, c'è Francesco Di Leva che torna in una piccola parte dopo il sindaco del Rione Sanità, ma i bambini bravissimi, no? Edoardo e Peppino De Filippo, cioè quando te vedi
quando te vedi il bambino Edoardo, lo vedi e percepisci quanto per lui sia importante apprendere, già da bambino sa tutte le battute a memoria, già da piccolo scrive le sue commedie, e poi il film che si conclude con questo, schermo che si trasforma in bianco e nero e ci viene mostrata la foto dei tre fratelli, fra cui Peppino ed Edoardo, e ci viene detto quanto siano stati importanti Edoardo e Peppino per il futuro della dinastia teatrale Scarpetta De Filippo. Cioè, è un qualcosa che ti fa battere il cuore forte. Cioè, l'arte come è stata portata avanti dagli Scarpetta De Filippo è un qualcosa di incredibile. È un film questo che con continui long take, con questa camera che nemmeno si percepisce da quanto è invisibile, ci trasporta all'interno di questa storia, di questa vicenda, di questa meravigliosa storia sull'arte, sul teatro, sulla meraviglia delle opere rappresentate dal nostro Edoardo Scarpetta, con una fotografia di Renato Berta, sicuramente impareggiabile, con delle interpretazioni mastodontiche, ripeto, in primis il nostro Tony Servillo, che in certi momenti proprio ricorda Charlie Chaplin. Io ci rivedo ancora Berlusconi perché in certe espressioni lo ricorda tantissimo. E non posso far altro che complimentarmi per questo film straordinario che omaggia Napoli, che omaggia il teatro napoletano, che parla di vita, che parla d'amore, che parla di sentimenti, che parla di tradimenti, ma che all'epoca erano più che normali, che parlano di figli legittimi, illegittimi, padre di tanti figli, ma anche padre del teatro comico napoletano, colui che ha avuto tanta paura che il pubblico l'avesse abbandonato, colui che, grazie al personaggio di Felice Sciosciammocca, lascia un'eredità ai posteri, cioè un qualcosa di incredibile. Ti viene quasi voglia, una volta finito il film, di dire: caspita, voglio andare in teatro, recitare, creare un personaggio iconico. Cioè i momenti in cui lui è lì che scrive, è lì che ride pensando alle battute che nel giro di un attimo scriverà su carta, tutto rigorosamente a mano, uscire con le carrozze e i cavalli, anche a livello scenografico, qui rido io, è meraviglioso. A livello di costumi, c'è proprio la ricostruzione della Belle Époque del XX secolo, napoletana strepitosa, con ovviamente spostamenti fra la Toscana, Napoli, al Salone Margherita, sì. Cioè, insomma, ci sono dei momenti realmente straordinari per un film, per me, tra i più belli degli ultimi anni. Per ora il mio film preferito tra quelli che ho visto, ne ho visti solo due, Il collezionista di carte è questo, fra quelli però che ho visto in concorso a Venezia, un film che avrebbe dovuto guadagnare molto di più, che tutti avrebbero dovuto vedere, e niente. Quindi questo è un po' il mio parere su questo strepitoso film, che inizia in bianco e nero, termina in bianco e nero, e quando finisce ti dispiace perché avresti voluto continuare a vederlo all'infinito. Quasi senti la mancanza dei personaggi non appena il film finisce, perché si giunge alla fine in quest'aula di tribunale, ma te avresti voluto vedere tanto di più. Non ti basta quella risata in sottofondo che è metafora di tutte le risate che Edoardo Scarpetta ha fatto fare al pubblico, ma vorresti ridere ancora, vorresti restare coinvolto ancora da queste storie di famiglia con figli legittimi, illegittimi, tradimenti, amori, litigate, felicità, gioie, tristezze, insomma, la vita vera rappresentata in un film, in questo film strepitoso di Mario Martone. Quindi, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Non faccio parti spoiler, anche perché, cioè, ho già detto tutto quello che dovevo dire, poi è una storia vera che spero tutti conosciate. Il mio invito è solo quello di andare in sala. Io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo che nella sezione info di questo video troverete tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, ma che per di più potreste anche abbonarvi al canale, perché abbonandovi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Un caro saluto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!